Buonasera da TV Oggi Salerno, un collegamento in diretta questa sera in un orario insolito per chi è abituato a seguirci, perché abbiamo scelto di documentare in tempo reale quanto sta avvenendo anche nella città di Salerno, così come nel resto d'Italia, attraverso un flash mob nazionale che ha coinvolto tutto il settore della ristorazione con tantissime imprese, e sono tantissime anche le imprese che appartengono a questo settore messo in crisi dal coronavirus, che hanno deciso a Salerno città di manifestare. Noi abbiamo in giro Barbara Albero, Nicola Roberto ed Eugenio Marotta, li salutiamo. Allora Barbara, tu dove sei? Io in questo momento mi trovo al ristorante Mediterraneo con la nostra ristoratrice Carla D'Acunto, che questa sera per la prima volta dopo tantissimi giorni ha riacceso le luci del suo locale. Tra poco torneremo proprio da Carla per documentarlo. Nel frattempo, Nicola, dove sei tu? Noi ci troviamo al Burger Bar sul Corso di Salerno con Paolo Riccelli. E fra poco parleremo anche con lui del flash mob e di tutto quello che attiene a questo tema. Scopriamo anche il nostro Eugenio Marotta, dove si trova. Eugenio, dove sei? Buonasera Monica, buonasera agli internauti. Siamo al coperto, iniziativa bagnata, iniziativa ci auguriamo fortunata all'interno del Santa Lucia, uno dei locali di proprietà di Generoso Russo, presidente, imprenditore, presidente dell'associazione Commercianti Salernitana. Tra pochissimo il via al flash mob. Sì, infatti noi seguiremo anche altri locali, i nostri giornalisti si sposteranno da una parte all'altra della Movida Salernitana per raccontarlo, ma partiamo proprio dalla zona di Torrione, dal ristorante Mediterraneo, dalla nostra Barbara Albero con Carla D'Acunto. Sì Monica, eccoci qua, e questo è il ristorante di Carla D'Acunto che vi mostro immediatamente. Eccola qui la nostra Carla che ci fa immediatamente strada, ci mostra il suo locale, un locale non di grandissime dimensioni che ovviamente per la crisi, per questo momento di stop affronta sicuramente delle grandi difficoltà. Vi mostro, questo sarebbe l'esempio di un tavolo per coloro, quando ce ne sarà la possibilità, che potranno, dove potranno accomodarsi. Davvero tanta tristezza vedere un tavolo così, ed allora parte proprio da questa iniziativa che si sta svolgendo in tutta Italia, Risorgiamo Italia, esattamente alle 21 in tutta Italia i ristoranti, il settore Horeca accenderà le luci per sottolineare le difficoltà del settore. Carla, ovviamente con l'Associazione Commercianti Salernitani avete immediatamente aderito a questa iniziativa che vede in tutta Italia oltre 75.000 persone del settore della ristorazione. Assolutamente sì, siamo molto felici di aver aderito a questa manifestazione nazionale, come vedi una manifestazione pacifica che si svolgerà tutta quanta online per cercare di portare il nostro messaggio al governo. Abbiamo paura, non ci sentiamo tutelati. Il 3 giugno è una data lontana ancora e non ci stiamo capendo più niente in realtà, siamo molto molto confusi. Aderiscono oggi, Carla, a questo flash mob anche i titolari di bar, di altre attività, pasticcerie, pizzerie, la ristorazione in genere, anche chi ha avuto la possibilità di poter riaprire ed effettuare le consegne a domicilio. Esatto, esatto, esattamente, anche i piccoli bar che purtroppo hanno chiaramente scelto di aprire e in questo momento si ritrovano a fare 3 caffè durante la mattinata da servire tramite uno sgabello fuori davanti alla porta. Chi non ha la fortuna di stare vicino a degli uffici che lavorano, vicino a uffici di ogni genere, chiaramente si riduce veramente a fare 3 caffè in una mattinata. Carla, voi a queste condizioni avete deciso frattanto di non aprire? Noi in questo momento non possiamo aprire perché il nostro comparto, quello della ristorazione, non ha assolutissimamente la possibilità di, io nel mio piccolo non deciderò assolutamente di andare a prendere un codice di servizio a domicilio.
Ovviamente c'è da considerare che siamo in un momento di emergenza, quindi va garantita comunque la salute. Se non ci sono le condizioni di abbattimento, insomma, di questa emergenza da virus, diventa impensabile poter accomodare all'interno di questo locale, ad esempio, tante persone, rischioso per tutti. Esatto, quindi questo locale accomodiamo 8 persone su circa 30 coperti. Chiaramente abbiamo paura, questo a partire dal 3 giugno, abbiamo paura di quello che chiaramente ci rimane da pensare con 8 coperti, che dobbiamo fare. Se il governo non prolunga quantomeno le casse integrazione, non dice la verità e non fa quello che dice, noi in questo momento non ci fidiamo, siamo molto, molto spaventati. Carla, domani in maniera simbolica i ristoratori della città di Salerno, dell'intera provincia, consegneranno in maniera simbolica ai primi cittadini le chiavi dei loro locali. Ma questo è un segnale forte, davvero avete intenzione di non aprire? Siamo molto contenti prima di tutto che l'amministrazione comunale di Salerno non abbia creato alcun problema e accetterà ben volentieri la delegazione. Siamo in contatto, il nostro assessore al commercio è veramente, ci ascolta instancabilmente tutti i giorni. Purtroppo noi speriamo che questo gesto possa arrivare direttamente nelle mani di Conte. Carla, in questo locale quante persone lavorano e in questo momento sono in cassa integrazione? In questo momento 4 dipendenti in cassa integrazione. Voi che cosa vi aspettate dal governo? Avete formulato una serie di proposte, ovviamente con il MOI, che è il movimento che si sta muovendo in tutta Italia e che in questo momento sta accendendo le luci un po' in tutti i locali d'Italia. Esatto, e noi abbiamo stilato, d'accordo con tutte le regioni aderenti, in pratica con tutta Italia, 18 punti di richiesta al governo, e il gesto di portarla ai nostri sindaci, ai sindaci di ogni città, è proprio che siano proprio i sindaci a sottoporre gli interventi che noi abbiamo chiesto al nostro caro ministro Conte. Carla, se in questo momento aprissero i ristoranti, lei se la sentirebbe di accomodarsi ad un tavolo come questo alle sue spalle? Sinceramente io nel mio ristorante ci verrei, e come. So quanto siamo diligenti su tutto, so quanto ci teniamo, so come facciamo le cose per bene. Io non avrei paura da cliente del Mediterraneo ad accomodarmi al Mediterraneo. Qual è l'appello che invece rivolge ai suoi clienti, ai consumatori in genere? Sicuramente vedere queste luci dei locali spente significa spegnere un po' non solo l'economia, ma anche la socialità, la convivialità. Sì, purtroppo è questo, è verissimo. Noi siamo, i miei clienti so che mi stanno aspettando tutti quanti, e ho tantissima solidarietà da parte di tutti i miei clienti, e io sono una persona molto carnale, molto affettuosa, non riesco a stare senza poter abbracciare un mio cliente, a dargli un benvenuto così come sono abituata a fare. Bene. Io non sono mai uscita in questo periodo. Vai. Barbara, l'abbracciamo noi tutti quanti, la nostra Carla D'Acunto, il suo Mediterraneo, aspettando di poterla vedere da vicino e di assaggiarla. Nel frattempo, grazie a Barbara Albero e a Carla D'Acunto per la testimonianza dal ristorante Mediterraneo. Adesso ci spostiamo sul corso Vittorio Emanuele da Burger Cargo, da Nicola Roberto con Paolo Riccelli. Buonasera Nicola. Buonasera di nuovo Monica. Intanto ha fatto un bello scroscio d'acqua e ti segnalo qualcuno che stava ancora passeggiando è stato sorpreso da questo bello scroscio, insomma, si è inzuppato non poco. Io e Paolo Riccelli stiamo simulando una sorta di cena ai tempi del Covid, perché ci siamo messi, lo inquadro, a distanza di 2 metri l'uno dall'altro, e quindi è una proiezione, Paolo, di come sarebbe una serata al Burger Bar o in un esatto, altro ristorante, qualora poteste lavorare normalmente. Esattamente, questa è una simulazione molto realistica di quello che avverrebbe con le disposizioni di legge che hanno previsto per le riaperture, quindi una distanza tra i commensali di circa 1,80 m, e qui ci siamo. A questo punto possiamo togliere anche le mascherine, Nicola, perché
Io diciamo, quello stavo domandando, dovremmo avere anche le mascherine, questo fatto davanti alla villa. No. Almeno riusciamo a mangiare, insomma. E quindi questa è una cena tipica ai tempi di Covid, del Covid, del coronavirus. Quindi distanza di 1,80 m circa tra i commensali. Il plexiglass non serve perché c'è questa distanza che comunque mantiene Ci garantisce. lontano le famose goccioline che si creano diciamo, quando si parla. Nicola, tu In ogni scusa, mi caso, sei nella posizione praticamente della distanza, tu sei quasi come un commensale in questo momento? sì, siamo ai due estremi, io e Nicola, e stiamo simulando proprio una cena ai tempi del Covid. Ovviamente immaginiamo una cena romantica a questo punto, che non è il caso questo, però voglio dire, la distanza è veramente enorme, è circa 2 metri l'uno dall'altro, è veramente improponibile. Quello che viene fuori è che hanno pensato a tutto, tutta la tecnica, ma non hanno dato peso al lato emotivo di una serata al ristorante o una serata a cena con Sì, la qualcuno. convivialità, l'intimità anche Esatto. tra i commensali. Si perde ovviamente quel lato emotivo Come se ne esce secondo te da questa situazione? Cosa chiederete domani? C'è un incontro col sindaco di Salerno, con l'assessore Loffredo? Cosa proporrete? Cosa vi aspettate? Insomma, al di là di qualche agevolazione limite il possibile dal punto di vista fiscale, cosa può scaturire? Cosa poi vi aspettate eventualmente dal governo in una fase successiva? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare qui pubblicamente il sindaco di Salerno, l'architetto Enzo Napoli, e l'assessore Loffredo, che domani assieme all'avvocato Luciano ci riceveranno al comune per questa consegna simbolica delle chiavi dei locali, con l'elenco di tutti i locali che avranno partecipato alla manifestazione. Il comune ovviamente nel limite delle sue possibilità normative ci potrà agevolare per quanto riguarda l'occupazione suolo pubblico e le tasse comunali, oltre a quello non credo che possa fare di più. Anzi, devo dire ancora che l'assessore Loffredo ha già anticipato questo tipo di sostegno alla ristorazione. Ovviamente ancora un'idea che va poi inquadrata da un punto di vista normativo e che prevederà, da quanto ho capito, l'utilizzo del suolo pubblico esterno ai locali in quantità più ampia rispetto a Per evitare un po' di quella, coperta. diciamo, che di solito che viene assegnata ai locali per secondo della metratura possibile. Dopodiché ci sarà la possibilità di togliere qualche balzello, qualche tassa, ma ovviamente questo è poi da vedere successivamente. Voi al momento non avete riaperto, non vi siete adattati alla modalità solo delivery. No, abbiamo preferito non aprire perché non credo sia utile in questo momento dover sostenere tutta una serie di costi che prevede la riapertura, tra cui la sanificazione, l'acquisto di varie apparecchiature per diciamo, mantenere il livello igienico elevato, e soltanto con la consegna a domicilio, con il famoso delivery, perché c'è una confusione tra delivery e asporto. L'asporto è ancora vietato dal decreto del governo. E mi chiedo scusa, dal Governatore decreto De della Luca. regione, dal decreto del governatore De Luca. Però Paolo, dal 4 dovrebbe essere possibile, giusto? Esattamente, dal 4 che sarà possibile anche l'asporto, ovvero le persone potranno venire qui al locale a ritirare il cibo, e quindi ci sarà una possibilità maggiore di, diciamo, di recupero delle spese. Anche se ovviamente fino ad una riapertura totale è molto difficile, molto complicato sostenere i costi che comunque sono rimasti invariati al momento. Noi stiamo ricevendo le bollette, allo stesso modo il fitto è rimasto uguale, per cui i locali che sono stati progettati per un certo numero di coperti
non possono d'un tratto tagliare i coperti ad un terzo di quello possibile e mantenere le stesse spese, perché chiuderanno dopo 2 mesi, ovviamente, è una regola proprio in matematica. È una ricaduta anche sui livelli occupazionali, perché parte del personale. Certamente, questa è la cosa che ci... non essere più... Questa è la cosa che ci duole e ci preoccupa maggiormente, che è proprio il fatto che purtroppo a queste condizioni non si potranno mantenere gli stessi livelli occupazionali di prima, perché ovviamente non c'è la possibilità proprio da un punto di vista economico di sostenere tutte le spese. Paolo, allora abbiamo fatto questa cena a base di... Grazie, no, è stato un piacere. Speriamo di averti presto a distanza ridotta. Anche dovremmo alle cambiare colleghe. Paolo, bisognerà cambiare anche per esempio il contenitore per il sale, perché passami il sale, magari ci vuole qualcosa più agevole da lanciare. Chissà, ora ci possiamo anche lanciare in dei brevetti nuovi, ovviamente, perché io credo che il mondo sia cambiato e quindi vadano ricercate delle nuove tecniche anche nella ristorazione, ovviamente. Io mi permetto di scherzare, perché ho capito che nel clima di questa protesta c'è anche il vostro sorriso, la vostra serenità nell'aver trovato anche un equilibrio con l'amministrazione comunale. Tu facevi riferimento anche al lavoro e all'incontro che farete domani. Nicola, se per voi è tutto dal Burger Cargo, sì. Io ti annuncio che la nostra camera casa, facendo vedere un bruttissimo tempo, so che tu a piedi attraverserai il corso per raggiungere un'altra location. Chiederò un passaggio ai vigili urbani che stanno battendo il corso, perché per arrivare alla prossima destinazione sarà un po' difficile. Abbiate pazienza. Grazie a Paolo Riccelli del Burger Cargo per la sua testimonianza. Nel frattempo io volevo dire a quanti ci stanno seguendo, siete in tanti e ci stanno anche scrivendo semplicemente con dei saluti, che questa è una finestra che sta dando spazio ai ristoratori che sono stati in qualche modo scelti nel nostro tour, ma che è la voglia di far sentire la vostra voce. Per cui se avete delle proposte, delle richieste, delle cose che volete farci sapere, che volete che durante questa diretta siano sottolineate, scriveteci anche questo, a parte i vostri saluti che ci sono di grande conforto e ci fa piacere che siate in tanti a seguirci, a testimonianza che abbiamo fatto bene a spendere queste ore del nostro lavoro per dare voce alle vostre esigenze, alle perplessità dei ristoratori, ma anche di tanti utenti e di persone che usufruiscono del buon cibo che viene offerto dalle nostre attività. E allora è il momento di andare da Eugenio Marotta, che si trova con Generoso Russo del King's Cross. Buonasera Eugenio, buonasera Generoso. Buonasera di nuovo a Monica. Per la verità io sono stato paracadutato dalla camera car dell'omino del Tommino Pino Cantarella siamo all'interno del bar Santa Lucia, una delle attività di Generoso Russo, che è anche soprattutto presidente dell'associazione commercianti salernitani, associazione che ha insomma dato il là a questa iniziativa. Siamo a 6 minuti dal flash mob, iniziativa che ha trovato praticamente inizialmente, presidente, qualche inghippo. C'è stata una diffida, c'è stata un'allerta da parte della questura di Salerno. Come state vivendo e che cosa chiedete, cosa vi aspettate da questa iniziativa? Intanto sono centinaia i messaggi di solidarietà che stanno arrivando sulla nostra piattaforma Facebook, con una caterva di ristoranti o di ristoratori o di appassionati della ristorazione salernitana e non solo, che con un semplice Francesco Di Matteo c'è, buonasera da Hippo Coffee c'è, Bar Ivan c'è, stanno testimoniando la vicinanza e probabilmente una sorta di solidarietà dei ristoratori che hanno sorto un po' il muso su questo decreto che vi lascia un po' basiti. E buonasera, voglio ringraziare tutti per il caloroso, diciamo così, avvicinamento a noi imprenditori, che in questo momento siamo in ginocchio. E in modo particolare voglio stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento hanno delle paure e sono scoraggiati. Ragazzi, dobbiamo lottare fino alla fine, perché l'amore e il sacrificio vince ogni cosa. E non fatevi prendere dalla depressione e dallo scoraggiamento e pensieri cattivi, tipo purtroppo a Salerno sono successi casi di suicidio, e io questo non lo vorrei vedere, perché la vita va avanti e dobbiamo lottare fino alla fine.
Questo che cosa vuol dire? Non è che io non ho problemi, ho 12 attività e 100 dipendenti che fino ad oggi non hanno ricevuto la cassa integrazione. Quindi i dipendenti sono o non sono in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione, ma non l'hanno ricevuta. Cioè, da il mese di marzo, chi doveva mettere il piatto a tavolo, non ha ricevuto un euro. E adesso, nel momento in cui c'è stato questo decreto di riapertura dei suoi 100 dipendenti, una percentuale minima, ovviamente, sì, siete stati in condizione di poter reinserire. Sì, ieri sera abbiamo aperto la pizzeria Salerno Centro Gourmet, che ha 2 persone in cucina e un ragazzo che porta le pizze, quindi 3 persone sono rientrate. Abbiamo altre 3 persone nel supermercato Restore, che non doveva essere un supermercato, ma doveva essere un cash and carry per le attività, ma lo è diventato nell'apertura perché è scoppiata la pandemia e quindi abbiamo aperto anche il dettaglio. Quindi, oltre, diciamo così, cash and carry, abbiamo fatto anche il supermercato al dettaglio e abbiamo aderito al progetto del comune della spesa solidale. Grazie a Dio ci sono state un sacco di persone che hanno devoluto una somma per le spese, tra cui voglio ringraziare i Boy Scout Salerno Decimo di Salerno, che hanno fatto la spesa a 100 famiglie con la parrocchia dell'Annunziata, e voglio ringraziare la Chiesa Nuova Vita Salerno, il pastore Justin Valiget della Chiesa Nuova Vita, che anche loro con la Chiesa Nuova Vita Cristiana hanno devoluto dei fondi purtroppo per chi non può mettere il piatto a tavola, e vi assicuro che ce ne sono parecchi. Presidente, da questo punto di vista l'iniziativa, il flash mob, oltre a un fattore meramente simbolico, che cosa vuol trasmettere alle istituzioni, al governo, alla regione? Perché il delivery va bene fino a un certo punto per determinate attività, però naturalmente chi ha delle sale, chi è costretto addirittura a dover fare anche dei codici, delle nuove richieste che hanno determinati costi, non ci sta con le spese e molti hanno deciso di non aprire. Quali sono le vostre richieste e cosa significa il flash mob al di là del fattore meramente simbolico? Allora, io dico la verità, noi abbiamo aperto anche per stare impegnati mentalmente, per dare un incoraggiamento ai ragazzi, è una scommessa, può darsi pure che ci rimetterò, non lo so. È il secondo giorno e grazie a Dio qualche consegna si sta facendo, ma l'abbiamo fatto più per un fatto economico, più per un fatto di iniziare a rialzarti, cioè perché 12 attività a terra, vedere almeno che qualcosa sta iniziando a respirare, non è solo un fatto economico, è proprio un fatto di psicologico, sennò dopo dobbiamo quando riapriremo solo il psicologo per far riattivare, anche pure i ragazzi sono lenti, ma piano piano si stanno riprendendo, non è facile. Il flash mob consiste in una fiamma che deve arrivare nel cuore dei governatori. Innanzitutto io volevo ringraziare De Luca che ci sta ascoltando, e voglio ringraziare il signor Conte che ci ascolta, lo voglio ringraziare a prescindere, lo voglio già iniziare a ringraziare perché so che ci ascolterà, e ti voglio dire, signor Conte, sappiamo che l'Italia non ha soldi, quindi non chiediamo soldi a fondo perduto, ma almeno un condono tombale del vecchio. Che cosa vuol dire? Prendendo un bilancio 2019, un bilancio di qualsiasi società 2019, tu fai un conto, diciamo, di, non lo so, che cosa ha perso con le società, Mario Rossi, faccio un esempio, che cosa ha perso? 300.000 euro in questi marzo, aprile e maggio che siamo stati chiusi, ci fai un conto normale in base a 300.000 euro di tutte le cartelle sartoriali che già stavamo allo strozzo al 67% di tasse, che a prescindere del coronavirus già non si riuscivano a pagare. Quindi che cosa tu fai alle aziende? Le pulisci e un domani che vanno in banca si presentano più pulite. Quindi io non sto dicendo di darci i soldi a fondo perduto, io sto dicendo almeno consentici un condono tombale e abbassa questa tassazione, che il 67% non lo può pagare nessuno. Se lo mettiamo al 25%, chi non paga le tasse deve essere arrestato. Che il 25% le possiamo pagare sul personale. Eugenio, posso chiedere una cosa generoso? Perché tra i diversi commenti c'è anche chi chiede di mettere nero su bianco le proposte, ed Emanuele Rizzo risponde il documento c'è, quindi chiedeva generoso da presidente del gruppo se c'è un documento di proposte già redatto. Sì, sì, l'abbiamo fatto un documento di proposte, l'abbiamo inviato al governatore De Luca e speriamo di arrivare a Roma. A proposito di documenti c'è anche un
diffida che pende sul, come una spada di Damocle sul sì. capo di Generoso Russo, perché il flash mob che ha raccolto praticamente proseliti in tutta Salerno e non solo, insomma, che Salerno ha raccolto l'idea un po' di tutto lo stivale, ha fatto un po' insomma, mettere in allerta le forze dell'ordine, forse da un punto di vista semantico, l'espressione manifestazione ha fatto sì che ci fosse il timore di assembramento. Chiariamo, è una iniziativa pacifica, ma soprattutto simbolica, con l'allestimento, l'abbiamo visto prima con Carla al Mediterraneo, di un tavolo simbolico per testimoniare, così come la stessa consegna delle chiavi. Domani Generoso Russo consegnerà materialmente o virtualmente le chiavi dei locali al sindaco Napoli? No, solo materialmente, perché andiamo io e Paolo Riccelli, che è il vicepresidente, e consegniamo insieme a Carla, penso che viene pure Carla, e consegniamo proprio materialmente, solo noi tre, senza fare assembramenti, le chiavi. Diciamo che da quando abbiamo inviato la, diciamo, la richiesta di questa flash mob, mi sono visto la Digos a casa portandomi la diffida, perché se succede qualcosa io me ne vado a Forni. Mi viene da trovare là, me la fate qualche diretta. Dipende se insomma c'è, non c'è il rischio di assembramento. Anche in Generoso, ti porto una pizza a domicilio, promesso. Grazie. Bisogna vedere chi farà il delivery. Una piccola curiosità, prima, perché vedo che Barbara già è pronta nella nuova postazione. Monsi, sì. Una piccola curiosità, mentre noi siamo naturalmente tutto work in progress, il bello anche della diretta, ci sono i collaboratori di Generoso Russo che stanno raccogliendo le ordinazioni da parte dei cittadini. E ovviamente, oltre ai codici Ateco che hanno determinati costi e quant'altro, per cui molti ristoratori si sono o dovranno attrezzarsi in questo senso da un punto di vista anche e soprattutto economico, la singolare curiosità è che oramai si viaggia non solo con le mascherine e i guanti, come ci vedete, ma anche con il tom-tom in mano. Allora, hai trovato via Salvatore Bosco, hai trovato via... Insomma, e c'è una sorta di volante 1 a volante 2 che come una sorta di passepartout faremo anche... Non sai quanto li capisco, perché io sono proprio con le strade un macello, nonostante i miei oltre 40 anni passati a Salerno. Generoso, un in bocca al lupo, grazie per la testimonianza. Grazie, la scelta di TV Oggi di essere presente in diretta è anche un segnale di vicinanza anche contro la diffida, che non riteniamo giusta, perché come stiamo ampiamente dimostrando si tratta di un'iniziativa del tutto pacifica. Prima di dare la parola a Barbara Albero, se Nicola Roberto mi sente, stiamo attraversando con lui, nel frattempo abbiamo anche l'ausilio di una camera car che sta mostrando quello che sta succedendo a Salerno. Nicola, se tu mi senti, però vorrei che ci raccontassi un attimo che clima stai trovando sul corso, al di là della pioggia. Ci sono altri locali aperti che hanno partecipato al flash mob? No, non ne ho visti sul corso di Salerno. C'era tutto chiuso, tutti i bar, tutti i locali sono assolutamente chiusi, come potete vedere il corso è praticamente deserto, piove e non c'è praticamente nessuno. Ho incrociato solo due ragazzi che dovevano fare le consegne delle pizze. Bene, perché allora... si erano riparati. Un po' prima si sono fermati, si sono riparati dalla pioggia anche loro, all'altezza del cinema Capitol, per intenderci. Nicola, allora io ti lascio fare questa passeggiata, perché c'è già pronta la nostra Barbara Albero, che nel frattempo ha raggiunto l'altra postazione per noi. Barbara, buonasera, tu dovresti trovarti adesso. Vai. Sì, Monica, prosegue come vedete il nostro tour. Io invece, diversamente, devo dire che percorrendo la strada da via Michelangelo Testa fin qui a via Roma, dove mi trovo in questo momento, al cocktail bar Calavera di Antonio Di Giovanni, ho ritrovato invece alcune attività della Movida con le luci accese. Ci sono alcuni ristoratori con le loro divise dinanzi all'ingresso con le luci accese, sicuramente dei volti abbastanza spenti. Io saluto immediatamente Antonio Di Giovanni, che è qui con me e che ci ha accolto ovviamente nel suo locale, dove mai come questa volta non si sentono rumori né di bicchieri né di cocktail, insomma tutto fermo. Buonasera a tutti, salve, mi presento, sono Antonio, questo è il mio locale purtroppo vuoto. Niente, che cosa dire? Purtroppo ci costringono a stare chiusi. E noi dell'associazione stiamo facendo un duro lavoro per il nostro futuro e per quello che ne va delle nostre attività, che sono la nostra vita praticamente.
questo è un sogno per noi, quindi togliere i sogni alla gente vuol dire non solo toglierli economicamente, ma anche psicologicamente, rovinare proprio psicologicamente una persona. Uno dei punti sul quale ci stiamo battendo con l'associazione è soprattutto l'eliminazione della liberalizzazione delle licenze stabilita dal decreto Bersani. Che cosa vuol dire questo? Eliminare la liberalizzazione delle licenze vuol dire dare valore al nostro lavoro, perché come ben sappiamo al giorno d'oggi prendere un locale significa fare semplicemente delle carte, dare delle disposizioni dall'ASL e fare così la si può aprire tranquillamente un locale. Chi fa questo lavoro sa benissimo che dietro c'è tantissimo lavoro, tantissima passione, e i professionisti devono essere premiati, perché dare il valore al loro lavoro vuol dire stabilire un rapporto tra qualità e quantità. Bisogna andare sulla qualità e non sulla quantità. Questo Antonio, da quanti anni tu sei qui con questo locale? Io sono aperto da poco, nemmeno 2 anni, però ho lavorato nel settore da tanti anni, lavoro nel settore, quindi Posso dire che faceva un caffè buonissimo? Mi ricordo, Monica, quando lavoravo al Bar Umberto. Sì, Antonio, ritieni quindi che questa situazione di crisi alla fine porterà comunque ad una scrematura, ad una selezione naturale? In tanti temono che le attività possano anche essere acquistate in maniera non proprio lecita, molti ristoratori e persone come lei, insomma, in questo settore potrebbero essere in difficoltà, non tanto per scelta ma perché è impossibile aprire. Sì, attualmente questa è la situazione, però io l'unica cosa positiva che vedo in questo momento è questa scrematura che si può fare del nostro lavoro, perché sappiamo benissimo che nel nostro settore, specialmente sulla città di Salerno, ci sono tante attività simili e uguali. Io non voglio togliere il lavoro a nessuno, però è giusto premiare chi è del settore, chi è un professionista, perché solo chi è un professionista dà un prodotto di qualità, che sia caffè, che sia pizza, che sia un panino, un hamburger, solo un professionista sa come si lavora il prodotto finale da dare al cliente. C'è la necessità, insomma, di qualificare maggiormente, troppi, tanti, sono stati aperti in maniera indiscriminata. Assolutamente sì, è vero, c'è stato proprio una giungla, io la chiamo la giungla, perché ci sono tante caffetterie, tante attività che fondamentalmente in una città molto, non è grandissima Salerno, sono troppe, e la liberalizzazione delle licenze a questo ha portato. Antonio, domani i ristoratori, il settore Horeca della città di Salerno consegnerà in maniera simbolica al sindaco della città di Salerno le chiavi dei locali, ma lei davvero è convinto di voler cedere le chiavi della sua attività? Sono convinto, mi dispiace, ovviamente noi vorremmo aprire, però a queste condizioni coercitive veramente non possiamo aprire, perché non ci sono i presupposti. In questo momento per voi non c'è neanche la possibilità di fare le consegne a domicilio, in tanti dicono partiamo con le consegne, con il delivery, poi man mano si spera, insomma, che questa emergenza possa essere completamente accantonata e tutte le persone possano ritornare alla normalità. Purtroppo la nostra attività, dico purtroppo, ma non è vero, perché lavora sull'emozione della gente e sull'aggregazione della gente. Noi non facciamo pizze, facciamo da bere, facciamo passare un tempo che va da mezz'ora ad un'ora alle persone che si vogliono rilassare, quindi la consegna a domicilio per il mio prodotto è praticamente inutile, perché qui è il posto, non è solo il prodotto in sé per sé, ma è l'ambiente, è il posto che dà quel contorno e che poi ti fa stare bene in un posto e che ti fa ritornare. Ha pensato per un attimo di rimodulare la sua attività, magari trasformarla in altro? No, perché questo è quello che voglio fare, questo è quello che so fare e questo è quello che mi piace fare. Quindi mi sembrerebbe impossibile pensare di rimodulare. Magari
dare qualche rimodulazione piccola, ma non voglio, perché questo è quello che mi piace fare, è quello che so fare. In questo momento il settore Horeca è un po' arrabbiato, insomma, con il governo, perché non si è dato il giusto peso alle difficoltà delle diverse tipologie, dei diversi settori. Ovviamente voi non chiedete assistenzialismo, ma chiedete una misura che possa consentire di ripartire, ma ovviamente non solo promesse, ci sono sul tavolo tanti numeri, milioni di euro, ma in questo momento lei ad esempio ha ricevuto qualcosa, ha presentato domanda per la sussistenza durante questo periodo? Le domande sono state presentate, come molti come me ancora non hanno ricevuto niente. Il problema fondamentale è che noi non chiediamo un sussidio effettivo, ma ne vogliamo una mano a ripartire, perché quando riapriremo sicuramente il lavoro non sarà più come prima, quindi i nostri incassi saranno la metà se non di meno. Quindi, Antonino, posso farti una domanda? Quanti ragazzi, giovani come te, che hanno fatto un lungo apprendistato, ricordavamo i nostri trascorsi al Bar Umberto, hanno scelto poi di investire in un'attività come hai fatto tu, magari anche puntando sul grande successo di Lucida Artista? Secondo te siete in tanti, no? Siamo molti, sì, è vero. Per voi ha rappresentato una possibilità di occupazione in una città? Cioè, secondo me è un dato anche questo che va sottolineato. Per molti di voi aprire un locale ha rappresentato sfruttare il successo turistico, lo sviluppo che Salerno stava vivendo anche con le luci. Sì, soprattutto quello, ma soprattutto perché sai come funziona. Dopo un certo percorso di apprendistato c'è la voglia di fare qualcosa di proprio, di andare oltre, di saltare quel livello e vedere un po' se ce la fai. Noi ci abbiamo provato, noi ci stiamo provando e c'erano tutti i presupposti. Però purtroppo per colpa di questa brutta malattia non siamo riusciti ad andare avanti come volevamo fare. Comunque Antonio, siamo un forte e grande in bocca al lupo a te, a tanti giovani, oltre a quelli che hanno un'attività di ristorazione da tanti anni. Grazie per il contributo che hai dato con la tua preziosa testimonianza, tantissimi anche i messaggi di sostegno che sono arrivati al tuo indirizzo attraverso la nostra pagina Facebook. Barbara, se sei d'accordo, mi fermerei da Calavera e darei la parola e spazio a Nicola Roberto, che vedo già pronto con un altro collegamento. Nel frattempo, certo, Monica, io proseguo il mio tour, ovviamente ci rivediamo tra pochissimo. Bene, grazie a Barbara Albero. Allora, la parola adesso a Nicola Roberto. Nicola, dove sei? Siamo da Dedicato a mio padre. Vi inquadro anche il nostro ospite, la signora Giovanna Salvino. Buonasera, insomma, questa buonasera serataccia, quest'acqua che cade, insomma, se... Sposa bagnato, sposa fortunato. Ecco, diciamo, flash mob bagnato. Signora, allora, la situazione è quella che conosciamo tutti. Insomma, per critica, voi di questo settore, questa specie di ripartenza che è stata da ieri non è stata tale. Assolutamente insomma, no, ma non è la ripartenza. Questo è un metterci ancora di più in ginocchio. Non abbiamo i ragazzi, perché io sono la madre della titolare. I ragazzi non hanno una certezza del futuro, non c'è niente di concreto, nulla, è tutto vago, e non ha, questa famiglia di ristoratori è messa veramente in ginocchio. Bisogna fare qualcosa per dare spazio, modo di aprire, senza restrizioni, senza tabù, senza mettere limiti al plexiglass e quant'altro. Bisogna dare lo spazio a tutti di lavorare. Solo lavorando si può dare allo Stato ciò che tutti hanno dato, perché tutti quanti siamo stati proprio spremuti come tanti limoni. Oggi il limone è esaurito. O ci fanno dare un'altra volta il frutto per poter andare avanti, sono altrimenti, effettivamente, come ho sentito da tante altre registrazioni, siamo in ginocchio. Non si aprirà, non c'è il... Facciamo di tutto per aprire, facciamo di tutto per essere con lo Stato, però lo Stato a noi non ci dà quello che ci deve dare. Noi non valiamo 600 euro, noi allo Stato diamo più di milioni di euro all'anno per valere 600 euro, che poi non li danno. La cassa integrazione ne parliamo proprio. I ragazzi sono proprio demoralizzati. Alla riapertura, chiunque di noi ha del personale non lo potrà rimettere un'altra volta, cioè non potrà far lavorare.
togliendo i tavoli, togliendo all'interno, rimaniamo proprio che siamo quattro gatti. Chi scende al ristorante a mangiare con un plexiglass, o chi scende a mangiare sapendo che misura la temperatura? La modifica è tutto corretto, poi non mette in dubbio la... Però noi ristoratori, ma tutti quanti, quando veniamo a lavorare il pomeriggio in tempi non sospetti, noi puliamo davanti alle nostre osserie, sanificavamo davanti alle nostre osserie. Questo abbiamo fatto già in passato, perché oggi, perché se noi siamo al terzo mondo, che noi non facciamo, non abbiamo fatto, noi facciamo e vogliamo continuare a fare, però ci devono dare modo e tempo e agio per poterlo fare. Non ci devono pressare, no? Non devono controlli su controlli su controlli, ci devono lasciare lavorare. Solo con il lavoro possiamo ritornare ad essere tutti quanti felici, tra virgolette, però voglio dire, adesso il tempo è quello che è. È una situazione di emergenza in cui ci sono delle misure che stanno adottando tutti. Quali sono le vostre, come se ne potrebbe uscire? Quali proposte potrebbero essere portate all'attenzione di chi decide, degli organi con cui vi relazionate? Allora, io penso che quando un organo competente vuole fare una delibera, devono essere le persone del settore a poter dire: guarda, secondo me questa cosa si deve fare così, perché solo chi del settore può dire a un pinco pallina qualsiasi. Ma io faccio un'altra considerazione. Conte ieri è andato a Genova, ha fatto l'inaugurazione del Ponte Morandi, giusto? Dietro di lui c'erano 50 persone. L'assemblamento non va? Cioè l'assemblamento è solo per noi? Noi siamo, chi siamo noi? Le pecore della situazione. Dobbiamo seguire tutto ciò che com'è. Fai come fai, ma non fai come dico. Allora, io faccio e mi attengo. Tu invece, raduni dietro di te, personale, persone, tutto bene. E allora questo non va bene. Io penso che oggi per uscire da questa situazione ci devono dare anche la possibilità di poter lavorare. Ci devono meno tasse. Io non c'ho i fitti già arretrati. I fitti arretrati, la luce, l'acqua, il gas. Nicola, ma io volevo chiedere una cosa. Se ricordo bene, dedicato a mio padre, rispetto all'ipotesi di allargare gli spazi e garantire una distanza di sicurezza, significherebbe stare aperti per due persone a sera, se mi ricordo bene, gli spazi a disposizione. Brava signora, io su sette tavoli ne devo togliere quattro. E come faccio io a pagare 1.400 euro al mese? Riducendo anche il personale, perché io non posso più tenere 5 persone a carico. Comunque devo fare per una causa forza maggiore, devo dire ok, basta, per il momento non si può. Allora, signora Giovanna, stanno arrivando tanti, tanti messaggi di incoraggiamento, anche soprattutto. Ma noi siamo forti, ma noi ce la faremo, noi da questa situazione, tutta la famiglia di commercianti, ne usciremo vincitori. Perché oggi, come oggi, ho visto effettivamente una coesione, ho visto veramente tanti, tanti, tanti ragazzi che vogliono continuare questo lavoro, perché chi fa questo lavoro non è un gioco, è un sacrificio che viene ampiamente riconosciuto dai risultati dall'amore delle persone che vengono al ristorante, in pizzeria, al bar, in qualsiasi altro posto. Ma c'è anche il sacrificio. Stare 12, 14, 15, 20 ore al giorno in un ristorante non è una passeggiata, è dare amore, perché questo lavoro qua o si ama o niente, perché per soldi oggi i soldi non ci sono più, non si fanno più. Oggi i soldi servono per pagare gli operai, perché è giusto che vengano pagati. È per il proprietario, qualsiasi modo di lavoro uno fa, alla fine se sono quei 10-15 mila euro all'anno, parliamo di anno, è già troppo. Però si fa tutto perché? Perché si ama, perché questo lavoro si ama. Lei è ha solo detto una frase che spinge. Signora Giovanna, lei ha detto una frase bellissima, io la saluterei con questa frase, intendendo per la famiglia non si arrende. Lei faceva naturalmente riferimento alla sua impresa che è stata ereditata dai suoi figli. Se intendiamo come famiglia quella dei ristoratori che hanno mostrato un'unione quasi da parentela, sì. Quella dei commercianti, la famiglia, chiedo scusa, prego.
No, voglio dire, la famiglia intesa come la famiglia di commercianti è anche la famiglia propria, però la famiglia di commercianti, questa grande famiglia che ogni giorno, aprendo la propria attività, deve dare, ma deve anche ricevere. Però ricevere non significa elemosinare, non significa mettersi in ginocchio per un diritto proprio. Bene. Il diritto è quello di lavorare, tutti, ma grazie. Lavorare. Un grande, grande in bocca al lupo ha dedicato. Io lo ringrazio. A mio padre, Giovanna Sabino, si trasmette l'amore che lei diceva e credo che questo sia andare avanti. Le chiedo scusa, solo un'ultima frase. Io auguro a tutti, ma a tutti i ragazzi che sono impegnati in questa lotta, di continuarla e di non arrendersi e di andare avanti. E poi posso fare per cortesia un saluto ai miei nipoti, sono belli, non mi tiro a casa. Faccio un saluto ai miei nipoti che li amo immensamente. Grazie, li salutiamo anche noi. Allora salutiamo questo quadretto familiare. Grazie. grazie di tutto, grazie, buonasera. Giovanna Salvino, noi adesso vedo già pronto Eugenio Marotta. Eugenio, buonasera. Allora, dove sei? Di nuovo buonasera Monica, di nuovo buonasera agli internauti e ai tantissimi che stanno raccogliendo questo invito, questo flash mob, lo testimoniano i tanti messaggi che arrivano sul nostro profilo, sul nostro portale Facebook in compagnia. Mi sta indicando, e la cosa più bella, non abbiamo magari il favore della telecamera, addirittura delle foto sbiadite dal tempo, perché siamo al caminetto dove qui insomma è intriso di storia, di arts culinaria. Una buonasera a Guido Avallone. Perché addirittura qui questi mattoni trasudano di storia, perché c'era addirittura il ristorante del nonno 2,32, non per il civico, ma perché si mangiava con 2 lire e 32 centesimi. Sì, è vero. Basteranno 2 lire e 32 centesimi per insomma una... Si viveva bene, quello è il discorso, si viveva bene in quel periodo. Qui è tutto... insomma fermo all'ultimo giorno di apertura, eccezione fatta per il flash mob a cui ha aderito Guido Avallone del Caminetto, ma non aderisce, non raccoglie l'invito del governo ad un'apertura fittizia che non fa quadrare i conti, Avallone. Sicuramente, perché credo che il guadagno, cioè non riuscirò a prendere i soldi per poter pagare i miei dipendenti, perché credo che sia un po' difficile con i prezzi che abbiamo noi al sud per quanto riguarda lo sport, perché non siamo abituati come al nord probabilmente. Ma la cosa che io più ci tengo a dire è che la cosa che più mi ha deluso è stato che, sentendo il Presidente del Consiglio, che dopo che sapevamo che il 18 di maggio si preventivava che aprivamo le attività come le nostre, e che io sono onesto, probabilmente io non aprivo, però perché davo il tempo, perché bisogna capire che la clientela di sicuro i primi giorni si dovrà abituare, e non credo che il primo giorno che si apra un ristorante, per le difficoltà oggettive che ci sono, potrà venire qualcuno a mangiare, ci vorrà del tempo. Ci hanno trasportato al primo di giugno, significherà che mentre non si abituano passalterà anche giugno, questo è ancora più grave. Allora io tra l'altro vi faccio questo ragionamento tra me e me. Se c'era il microbo il 18 di maggio, non vedo perché non ci debba essere anche il primo di giugno. C'era lo stesso. Allora questa lunga agonia a cosa servirà? Intanto però, insomma, questa apertura a cui non aderisce il caminetto, non aderiscono tanti ristoratori, leggo tra l'altro insomma Armando Pistolese, ragazzi, della storia di Salerno, c'è chi come Maurizio Renna dice: al governo non sanno l'amore e il tempo che mettiamo nelle nostre attività, noi ogni giorno ci mettiamo soldi, faccia e tanti sacrifici. Guido, è così, oltretutto i conti non tornano, perché tra disposizioni, tra quelle che dovrebbero essere nuove autorizzazioni e personale da richiamare in cassa integrazione, quanti coperti fa il caminetto? Faceva la media di 50, 60, 70 coperti al giorno. Che all'oggi però resta chiuso, quindi dovrebbe aspettare una telefonata dal cliente che è disabituato rispetto al cliente magari del nord, che è più abituato ad un delivery, a un take away. Il cliente del sud è abituato a vivere in locale.
i conti non tornano, perché tu dovresti richiamare dalla cassa integrazione almeno, credo, uno chef, il pizzaiolo e chi mi assicurerà che riuscirò a pagarli. Quello è il problema che mi sono chiesto, credo. Poi fai farci questo ragionamento tra me e me, veramente. Ma noi quando abbiamo chiuso, io ho chiuso un giorno prima, veramente, io ho chiuso il giorno 9, anzi la mattina del giorno 9, poi mi sembra che fu deciso il giorno 10, qualcosa del genere. Ma noi quando abbiamo chiuso, mica stavamo bene. Non è che, ecco, allora, se eri in un altro momento dove c'è stata un'economia molto più migliore, sicuramente, potevo anche dire che questo era un periodo di ferie. Dal momento in cui abbiamo chiuso, che era una situazione già disastrosa, allora è stato il vero colpo di grazia per la mia e credo per tantissimo, forse per tutti. E questo è il governo, che è quello che si deve chiedere. Guido, stai trovando tanti proseliti. Diego Cacciatore, grande Guido. Antonio Di Giovanni, ragazzi, ripartiamo dalla storia. Antonio Di Mauro, buonasera. Insomma, grande solidarietà. Come se ne esce, Guido, vista anche la tua esperienza? E soprattutto, cosa chiedete? Perché si parla di fitti, di insomma, una situazione che era al collasso già prima della pandemia, già prima dell'emergenza. Certo. Le attività di ristorazione a Salerno, insomma, la movida o presunta tale, stava registrando delle note di affanno. Ci vorrebbe un aiuto concreto dallo Stato, non così, le chiacchiere vanno al vento, e purtroppo adesso abbiamo visto solo chiacchiere. Io mi medesimo anche nei nostri operai, dove persone che lavoravano alla giornata, che ancora ad oggi non hanno un briciolo, che qualcuno mi sta chiedendo addirittura una 50 euro per fare la spesa. È grave. Non potevi permetterti di arrivare ad oggi, stiamo parlando, ormai siamo a 60 giorni, che queste persone, che non è che poi era già preventivato, ci è caduto così, all'improvviso. Non potevi perdere tutto questo tempo. Posso capire tutte la burocrazia, tutto quello che vuoi, ma le persone dovevano mettere il piatto prima a tavola. Poi potevi decidere quello che dovevi fare e quello che potevi fare, ma non ha scusanti. Avallone, il caminetto, stando alla tua esperienza, quanto riuscirà a resistere e quali sono le prospettive che ti sei dato? Devo dire la verità, non lo so, perché non so se la gente si abituerà a venire a mangiare con una mascherina chiusa all'interno. In verità, proprio l'altro ieri ho sentito un amico che si sta interessando cose, mi ha detto: probabilmente sei fortunato perché vorranno dei percorsi, probabilmente. Cioè, mi hanno detto che io ho un'altra saletta a fianco, cioè entreranno di qui e usciranno dall'altra parte. Che probabilmente all'esterno, forse l'unica, diciamo, chiamiamola fortuna, che in estate andremo avanti, si lavora molto più all'esterno, però io immagino che ci sono anche tante attività che non ce l'hanno all'esterno. E che io posso essere, mi devo ritenere fortunato, non lo so, in verità. Grazie, Guido. Grazie Guido Avallone, è bello anche il pensiero che lei dica, insomma, riconosca che può essere fortunato rispetto a tanti altri ristoratori. Grazie per la sua testimonianza, come sottolineava Eugenio Marotta, tantissimi i messaggi, poi magari in conclusione proviamo anche, Eugenio, a rileggerli tutti. Nel frattempo salutiamo Guido Avallone del Caminetto, vedo pronta già. Grazie per la sua testimonianza, grazie ad Eugenio Marotta, che so che raggiunge adesso un altro locale. Nel frattempo vedo pronta Barbara Albero. Barbara, buonasera. Nel frattempo, Barbara, tu dove sei? Buonasera Monica. Monica, sono in uno dei locali che ha fatto la storia della Movida di Salerno, nella centralissima via Roma, di fronte Palazzo di Città, quello che un tempo era conosciuto da tutti come l'Easy Rider, oggi Aviator. Grazie all'impegno e alla professione di Enzo Penna, che è qui con me e che saluto immediatamente, per averci accolto questa sera in occasione di questa mobilitazione generale che sta interessando un po' tutta Italia. Anche tu, Enzo, stasera hai riacceso le luci di questo locale dopo giorni e giorni di chiusura. Sì, abbiamo aderito a questa manifestazione. Tutta l'Italia ha partecipato come una sorta di protesta, perché purtroppo le nostre attività stanno morendo e lo Stato non ci sta aiutando.
se ne sono usciti con i 600 euro che non a tutti sono arrivati, però qui, solo qui posso farvi un esempio, che pago 4.000 euro d'affitto, per questo 600 euro servono poco a nulla. Noi chiediamo al governo di aiutarci, di venderci incontro, hanno fatto dei prestiti che servono solo a farci indebitare ancora di più, abbiamo bisogno di fondo perduto, perché noi non possiamo pagare debiti che non abbiamo creato noi, perché non è stata colpa nostra, purtroppo abbiamo dovuto chiudere da un giorno all'altro. Enzo, quante persone attualmente sono in cassa integrazione e che quindi interessano la sua attività? Ho 9 persone in cassa integrazione che fino ad ora non hanno ricevuto un euro. Ragazzi che mi chiamano perché purtroppo devono fare tappese, devono mangiare, perché loro vivevano con questo, con lo stipendio, con il lavoro che facevano qui. Molti stanno prendendo anche l'80% dello stipendio e penso che a chi ha fatto un prestito, ha fatto un mutuo, qualcosa, comunque non riuscirà anche quando arriva la cassa integrazione a rientrare in queste spese. Ovviamente al di là dei sostegni che arrivano dal governo, il vostro timore è che non ci sia un piano definito che possa esservi di aiuto? No, purtroppo no. Anche queste nuove normative che arriveranno, di cui si parla, delle distanze nei locali, eccetera, eccetera, non penso che aiuteranno a mantenere le spese, a mantenere anche i dipendenti che avevamo prima. Dopo, se lo Stato ci farà riaprire con distanze di 2 metri, con il 30% dei tavoli, purtroppo io sarò costretto a mandare persone a casa, e come me tutta l'Italia anche avrà questo problema, per questo aumenterà ancora di più la disoccupazione. L'idea di organizzare questo flash mob in tutta Italia, di accendere per una sera le luci dei locali, è un modo per accendere proprio chi in questo momento sta pianificando una serie di azioni per far ripartire l'Italia e per far ripartire il settore dell'Horeca? Sì. È a loro che voi rivolgete un appello? Sì, ci stiamo rivolgendo, ripeto, al governo perché ci aiuti e ci venga in conto. Oltre perché oltre il settore Horeca, anche le altre... certe attività come abbigliamento, negozi di fiori, eccetera, eccetera, stanno in difficoltà come noi. Barbara, nel frattempo che riesci a sistemare la telecamera, perché al momento Enzo lo stiamo vedendo un po' storto, se tu sei d'accordo, non so se mi senti, vedo tra l'altro, volevo anche dirvi che con un'altra telecamera vi stiamo mostrando in una sorta di viaggio virtuale, grazie a questo occhio speciale, tutta la città abbiamo attraversato per farvi vedere anche l'adesione o meno dei ristoratori, dei negozi che hanno deciso di aderire a questo flash mob. Siamo abbondantemente al di fuori dell'orario previsto, ma ecco, è un flash mob che si sta allungando e diradando anche grazie all'iniziativa di TV Oggi. Non so se Nicola Roberto è pronto e mi sente, perché potremmo passare la linea, perché credo che Barbara Albero abbia delle difficoltà. Nicola, se mi senti? Ti vedo già nel locale, no. Allora, continuiamo a viaggiare. Abbiamo scelto attraverso questa serata di raccontarvi un po' come i ristoratori salernitani avevano deciso di aderire a questa manifestazione che è nazionale, una manifestazione che ha visto questo flash mob nel pomeriggio di oggi, ma che nella serata di oggi alle 21, documentato attraverso questo virtuale tour tra i ristoranti salernitani, ma anche un tour reale, guardate la nostra telecamera, se la memoria mi aiuta e anche la vista, siamo a Piazza Sant'Agostino. Nel frattempo che i colleghi riescono a raggiungere le loro postazioni, io darei spazio anche alle tante segnalazioni che ci stanno arrivando da casa. Come sottofondo abbiamo le immagini della città di Salerno, di Piazza Sant'Agostino, ecco, tutti i posti che al di là della giornata di pioggia di questa sera sarebbero stati comunque pieni, avremmo visto gente, avremmo visto locali. La Salerno che ci piace, la Salerno senza Covid, ci ha abituato a delle immagini di allegria, di festa, alle immagini della luce intesa non soltanto come quella d'artista, ma delle luci, del turismo, della vita. Molti sono a casa ma hanno preparato
preparato i video, ricorda Antonio Di Mauro, ristoratore di Vietri sul Mare. Infatti abbiamo anche dei contributi video che ci sono arrivati da Vietri. Però prima di dare spazio anche a loro, chiediamo di poter lavorare, il lavoro ce lo siamo creati, dice Grazia De Rosa, non ce l'ha dato certo il governo, però il governo ce lo ha distrutto. E poi giovani imprenditori che investono, poi la domanda giusta di Fabrizio Marotta, ma nel pub come si va con il distanziamento sociale, chiede giustamente il nostro follower. Io, se siete d'accordo, proprio prendendo spunto da quanto scriveva Antonio Di Mauro, ci sono dei video perché il flash mob ha riguardato tutto il territorio nazionale. L'associazione Mio, che l'ha proposto, ha anche chiesto ai ristoratori di fare un video per documentare quello che stava accadendo, e quindi noi abbiamo anche dei video da mostrarvi, e io adesso direi quasi di vederli. Voglio soltanto, nel frattempo vedo che Nicola si è ricollegato con noi, un attimo solo che diamo anche la parola a Nicola. Nicola, mi senti? Sì, Monica, eravamo qui col signor Enrico Leone, stavamo realizzando l'intervista anche per il TG domani, ecco, avevamo approfittato del collegamento di Barbara per portarci avanti con il lavoro. Il signor Enrico festeggia, tra l'altro, proprio in questi giorni, 25 anni di attività della sua pizzeria Funiculi storica al centro di Salerno, a Via Giudaica. Non era l'anniversario che sognava, insomma, questi 25 anni, queste nozze d'argento. Assolutamente no. Avremmo preferito brindare a tanti anni di attività, tanti anni portati avanti, penso, dignitosamente. Questo poi lo dovranno dire i nostri avventori. Comunque stiamo vivendo una situazione nuova per tutti quanti noi. Speravamo, come ci era stato promesso, in un aiuto, in un sostegno da parte dello Stato, cosa che per il momento non c'è. Lo Stato in questo momento è completamente latitante nei nostri confronti e nei confronti delle nostre maestranze. Voi avete un locale che, insomma, può accogliere tante persone, ecco, con l'eventuale nuova disposizione, fatto un po' dei conti, quante persone potrebbe occupare, certo, che ripercussioni avrebbe sul bilancio mensile della sua attività? Sotto questo aspetto forse sono un fortunato, cioè sicuramente sono un fortunato ad avere degli spazi abbastanza ampi, ad avere circa 150 posti, con questa nuova realtà diventeranno probabilmente 40-50. Sono un ottimista perché probabilmente è venuto il momento anche di abituare la nostra clientela a delle prenotazioni, a degli orari prestabiliti, il che ci potrebbe consentire di lavorare più o meno allo stesso modo, diluendo il lavoro nel tempo, cosa che prima non accadeva più perché erano cambiate un po' le abitudini degli avventori, dei ragazzi, dei giovani, per cui il lavoro si riduceva a due ore maledette, dicevo io. Una volata. Perché in due ore magari dovevamo coprire 200-300 coperti e avere tanto personale a disposizione per bruciare tutto in poco tempo. Cosa che magari potrebbe non accadere più, abituando le persone a prenotare, ad avere dei turni di lavoro. Magari lavorare in quattro ore invece che in due, esatto, fare più o meno gli stessi coperti. Però parliamo ancora di incertezze, di cose di cui magari si parla tanto ma non si è concretizzato ancora nulla. Io preciso, i miei dipendenti, come tutti quelli i dipendenti d'Italia, sono ancora in attesa della cassa integrazione e sono ormai allo stremo, come lo siamo tutti quanti noi. Se non arrivano segnali concreti, aiuti concreti, noi non riusciamo ad andare avanti. Lei che proposte si sentirebbe di lanciare? Ma guardi, io mi rendo conto che anche da parte dello Stato italiano ci sono delle grosse difficoltà, però un vero Stato non deve rispondere come ha risposto oggi. Ci è stato chiesto di fare questo sacrificio e noi l'abbiamo fatto. L'amaro in bocca lo abbiamo anche perché ci stiamo rendendo conto che forse da parte di chi è abituato a non stringere la cinghia come stiamo facendo noi, ma magari ad allargarla ancora di qualche buco, perché magari loro hanno la certezza del reddito a fine mese, cosa che non abbiamo noi.
è proprio questa la difficoltà, questa incertezza che noi abbiamo nel domani, non sappiamo più come affrontare questa nuova realtà. Le proposte che io avrei messo, che ho lanciato già, le cose che avrei messo in campo subito erano degli aiuti concreti. Voi tenete conto che ad oggi non abbiamo avuto nessuno sgravio sulle bollette. Io continuo a pagare l'Enel come la pagavo prima, l'unica cosa che ho ricevuto è una rateizzazione, ma cosa che ricevevo anche prima, quando le nostre bollette sono abbastanza alte, superano i 1000 euro cada una. Le linee telefoniche le stiamo pagando normalmente, nonostante non abbiamo usufruito del servizio, cioè noi paghiamo per un servizio di cui non abbiamo usufruito. Le compagnie telefoniche non vogliono sapere niente e questo non va bene, ci sarebbe voluto un decreto anche per questo. Niente, tutti gli altri costi li abbiamo uguali, l'unica cosa che non stiamo pagando i dipendenti, perché pagati fino all'ultimo giorno in cui hanno lavorato, per il resto aspettavamo tutti quanti la cassa integrazione. Sostegni alle attività al momento zero. Io tra l'altro sono uno di quei 40.000, 50.000 cittadini che non hanno ricevuto neanche i 600 euro e stiamo lì in attesa. E l'unica cosa che abbiamo la possibilità di chiedere un finanziamento a qualche banca, perché hanno delegato le banche a erogare questi finanziamenti, ma di che stiamo parlando? Di altri debiti che dobbiamo fare noi, sulle nostre spalle, per cui noi andremo a riaprire le attività, sì, le sedi riapriremo, con altri debiti sulle spalle, oltre a quelli che magari qualcuno ha già fatto in questo momento per poter tirare avanti. E non è, penso, la prospettiva migliore per voi. Monica, hai qualche domanda? Intanto, Monica, se mi consenti, vorrei precisare che mi hanno scritto in privato gli amici del Bar 500 Caffè, Pietro, che tu hai avuto in una diretta qualche giorno fa, quando si fu l'ordinanza, anche lui ha partecipato col suo bar al flash mob sul Carmine, a via Marino Paglia. Insomma, anche il 500 Caffè ha aderito a questo. Abbiamo visto e salutiamo Pietro Fato, il Bar 500, che fa parte di questo lungo abbraccio che ha unito la movida salernitana da una parte all'altra della città, come hanno mostrato i nostri collegamenti. Nicola, io saluterei te ed il nostro Enrico Leone, un grande in bocca al lupo anche a Funiculì. Grazie. Per la sua attività. Resta comunque in collegamento con voi, Nicola, che abbiamo l'ultimo collegamento e do subito la parola e spazio ad Eugenio Marotta e poi ci salutiamo ringraziando anche Pino Cantarella e Remo Lambiase che ci stanno mostrando le immagini di una Salerno particolare, di una sera piovosa, di una sera che ha scelto di dare voce ai ristoratori di tutta la città di Salerno. Eugenio, chi ascoltiamo ora? Sì, siamo in compagnia di Flavio Sessa, titolare di Pane e Pumarol, ma io ringrazierei anche e soprattutto non solo Flavio per l'accoglienza, la disponibilità, insomma per averci ospitato in quello che è un flash mob che giustamente costringe i ristoratori, come diceva qualche amico, perché a proposito dei ringraziamenti ringrazierei i tantissimi messaggi, è stato un plebiscito da parte dei ristoratori e mi è piaciuto uno dei tanti messaggi che ha detto: per una volta, Flavio, i ristoratori propongono lo stesso menù, cioè c'è un plebiscito e c'è una linea comune, un fronte comune, non piacciono, non sono piaciute le, fra virgolette, soluzioni paventate fino a questo momento dal governo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Diciamo che questa fase precaria di questa pandemia ha fatto emergere qualcosa di importante che secondo me ad oggi non era mai capitato, non era mai successo: l'unione di tutti i commercianti, che sia del settore Horeca, del settore abbigliamento, di qualsiasi settore. Siamo uniti e non abbiamo paura, cioè abbiamo timore per quanto riguarda come si possa comportare lo Stato, ma non abbiamo paura perché vogliamo intavolare qualcosa di diverso, vogliamo essere partecipi di tutto quello che lo Stato e comunque i nostri amministratori, i nostri governanti ci vogliono dare. Flavio, scusami, ma in parole concrete, perché tu hai parlato di una battaglia, effettivamente è una battaglia, certo. Purtroppo il parallelo con una guerra, sebbene con un nemico invisibile, è altrettanto concreta. Concretamente,
quale può essere la soluzione? Una battaglia che voi state combattendo uniti, ma una battaglia che si può vincere se sì come, secondo te? Allora, innanzitutto c'è da premettere una cosa. Noi non chiediamo di aprire, cioè, a tutti i costi. Noi non vogliamo aprire a tutti i costi, perché ci rendiamo conto che aprire adesso significa probabilmente ritornare al punto zero, ritornare a quando a febbraio iniziavano a darci le voci di questa epidemia che poi si è trasformata. Però non vogliamo essere aiutati, non vogliamo essere dimenticati dallo Stato. Lo Stato deve rispettarci, perché parliamoci chiaro, i commercianti in tutta Italia non sono pochi, siamo tanti. Il commercio comprende milioni di microimprese, microimprenditori, e tra queste microimprese ci sono altrettanti dipendenti. Quindi fermare questo indotto significa bloccare l'Italia. Ecco perché noi chiediamo allo Stato di essere presente, ma potrebbero essere degli ammortizzatori, ma magari se non si vanno ad arenare con la burocrazia farraginosa che abbiamo in Italia, forse è meglio, perché è impensabile pensare che dei dipendenti dopo due mesi ancora devono avere la certezza di avere questi soldi. Ecco perché noi vogliamo essere aiutati magari anche con un fondo perduto, come ho sentito prima il collega Enzo, un fondo perduto che ci possa limitare i danni, perché i danni ormai ci sono. Noi sono due mesi, siamo bloccati, totalmente bloccati, le attività sono chiuse, non abbiamo incassato niente. Posso zero. Essere indiscreto, tu personalmente hai quantizzato il danno procurato da questi 60 giorni di chiusura? Sì, più o meno sì. Io in due mesi tranquillamente riuscivo a fatturare dai 35 40 mila euro. Non li vedo, zero. Zero, 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 zero. O forse con qualche addirittura collasso e danno, perché ci sono i fitti, c'è la... Assolutamente. Relazione. Per fortuna ho trovato dei proprietari dei locali disponibili ad accogliere le mie richieste. Ma fino a quando? Io non posso sostenere il blocco dell'attività, o comunque aprire ma avendo una saletta da poter mettere due persone. È inimmaginabile. Per questo non è che chiediamo di aprire, noi vogliamo stare chiusi, ma non vogliamo essere dimenticati. Vogliamo poter accedere a degli ammortizzatori, vogliamo avere, non lo so, un fondo perduto che potrebbe essere calcolato sul fatturato dell'anno precedente. Potremmo avere dei finanziamenti con la garanzia al 100% dello Stato, ma per qualsiasi importo, ovviamente riferito sempre al fatturato dell'anno precedente. Non è che uno va lì e chiede un milione di euro. Magari queste potrebbero essere delle soluzioni. Conci Gaeta dice: ricordiamo che la Regione Campania ha dato un aiuto di 2.000 euro a fondo perduto a chi fattura meno di 100.000 euro. Adesso qui ci sono tanti commercianti. Quanti di voi ci rientrano? Guarda, per tutti quelli che ho ascoltato, nessuno rientra in queste specifiche. 100.000 euro per un'impresa, per un business, mi rendo conto che non è poco, però per un business non è tanto. Cioè, insomma, certamente si può fare di più, e credo che Eugenio... Lo dico anche a Flavio, le proposte che l'associazione metterà in campo e che consegnerà al Presidente della Regione Campania, insieme alle chiavi che domani darete simbolicamente in mano al Sindaco, possano rappresentare un buon punto di partenza dal quale partire, anche se penso che probabilmente l'arma più forte che avete tra le mani e che avete mostrato questa sera è la coesione, la forza, come tanti messaggi ci sottolineano, questa unione tra i ristoratori che, accomunati dal male, hanno trovato unità di intenti e anche di azione verso anche quelle che sono le sensibilizzazioni e le necessarie azioni. Allora, io saluterei Flavio Sessa di Pane e Pummarolo, ringraziando Eugenio Marotta, che con Barbara Albero e Nicola Roberto ci hanno consentito di fare questo tour. Barbara Albero, tra l'altro, sta continuando in questo tour. Barbara,
Barbara, se ci senti, volevamo salutare anche te per quanto riguarda questo giro speciale che abbiamo fatto. Ricordiamo, Nicola, dove sei stato tu, a chi abbiamo ascoltato, al di là di Flavio che è ancora con noi, ricordiamo gli altri che hanno partecipato con noi a questa iniziativa. Abbiamo ascoltato Paolo Riccelli di Burgo Bascarco Burger, poi abbiamo ascoltato la signora Giovanna Salvino, dedicato a mio padre, poi Enrico Leone della pizzeria Funiculì, sono ancora nei pressi di Via Giudaica, insomma. Vi saluto perché il tempo è clemente. Grazie Nicola. Barbara, con te salutiamo invece Carla D'Acunto. Assolutamente, del ristorante Mediterraneo in via Michelangelo Testa, Antonino Di Giovanni di Calavera in via Roma ed ancora in via Roma a via Tor Enzo Penna. Io mi sono voluta fermare qui, Monica, non a caso, perché il nostro tour è partito dalle luci dei ristoratori, ma domani arriveranno proprio a Palazzo di Città per consegnare simbolicamente, come l'abbiamo detto più volte, le chiavi dei loro locali al sindaco Vincenzo Napoli. Eugenio Marotta, possiamo dare già l'appuntamento, seguirai tu domani in diretta per i nostri follower la consegna simbolica delle chiavi nelle mani del sindaco? Credo che c'è un passaggio di consegne perché dovrebbe esserci Nicola Roberto, ma sicuramente ci saranno le telecamere di TV Oggi Salerno. Io ringrazio l'Associazione Commercianti Salernitani per la disponibilità e per insomma, la solidità che ha trasferito e che noi abbiamo avuto modo di trasmettere, di amplificare dai nostri, con i nostri piccoli mezzi. Ringrazio Generoso Russo, presidente dell'Associazione Commercianti e titolare tra le tante attività del Bar Santa Maria che abbiamo ascoltato in apertura di collegamento. Poi Guido Avallone dello storico ristorante Il Caminetto e last but not least Flavio Sessa di Pane e Pomarol, dal quale vi stiamo ancora trasmettendo. Per il momento è tutto, linea alla nostra ottima regista Monica Di Paolo dal suo Sono stata la più fortunata perché appunto da casa, però credo che siamo riusciti a trasmettere il grande amore che queste persone hanno per il loro lavoro, per i loro dipendenti, per la voglia di sopravvivere a questa terribile emergenza. Ovviamente abbiamo citato quanti abbiamo ascoltato dal vivo in diretta con questo collegamento, ma il nostro ringraziamento, il nostro abbraccio, il nostro sostegno va a quanti hanno difficoltà in questo momento. Ringrazio quanti ci hanno scritto tantissimi messaggi, anche chi ringrazia per il lavoro di TV Oggi. Noi torniamo domani naturalmente a seguire, come annunciavo, con Nicola Roberto e non con Eugenio Marotta la continuazione di questo flash mob. E poi, come sempre, vi ricordo che tutta la nostra informazione, al di là della pagina Facebook, al di là dei nostri social, e sul canale 71 del Digitale Terrestre, seguiteci anche lì. Grazie naturalmente anche a Pino Cantarella, Remo Lambiase, Nicola Roberto e Eugenio Marotta, e un grosso saluto anche da me, Monica Di Mauro. Arrivederci e buonanotte a tutti. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.